Orrore e disgusto per i raid dei tifosi olandesi prima della partita di Europa League tra Roma e Feyenoord. In tutto sono 23 le persone che sono state arrestate dalle forze dell'ordine. I tifosi olandesi, già ubriachi sin da mercoledì sera, hanno lanciato oggetti e fumogeni contro gli agenti che hanno poi dispersi caricandoli. Tra l'altro hanno danneggiato alcune delle cose più importanti di Roma, tra cui anche la barcaccia, un cui frammento si trovava in fondo all'acqua tra bottiglie di vetro e cartoni di birra. Immediata la reazione sdegnata del sindaco Ignazio Marino e anche del ministro della cultura italiana Franceschini, che dice: è una vergogna, non sono tifosi e sono vandali. Per fortuna i danni alla barcaccia sono stati lievi. Il portavoce dell'ambasciata olandese dice di essere dalla parte delle forze dell'ordine italiane e le autorità possono contare sulla completa collaborazione e l'impegno del paese Orange. Il 23% delle famiglie vive in una situazione di disagio economico per un totale di 14 milioni di individui. Così l'Istat nel rapporto Noi Italia sulla situazione del 2013. L'anno prima la percentuale era più alta del 24,9%. Le statistiche si basano su un indicatore che scatta quando si presentano almeno tre sintomi su un 7 di 9. Ed ecco che proprio 2 anni fa il 23% delle famiglie residenti in Italia presenta almeno tre delle difficoltà considerate, con differenze marcate. Le situazioni più gravi si registrano in Sicilia con il 50%, in Puglia con il 43%, Calabria e Campania con il 38,8%. Due pareggi ed una vittoria. Questo è l'esito delle partite delle ore 19 della prima tranche dell'andata dei sedicesimi di Europa League. Dei riflessi legati al prima e al dopo partita di Roma-Feyenoord abbiamo già parlato nel corso del giornale e nelle precedenti edizioni. Veniamo all'aspetto giocato. Finisce 1-1 all'Olimpico per i giallorossi di Garcia, che dovranno usare tutte le loro forze per cercare di recuperare nel match di ritorno. Il vantaggio giallorosso arriva nel primo tempo con Gervinho. Il pareggio nella ripresa al decimo minuto per merito di Kazim. Tranquillo successo per il Napoli in terra turca contro il Trabzonspor. Gli azzurri di Rafa Benitez hanno vinto con il punteggio di 4-0, risultato assicurato già nel primo tempo. Al sesto, con l'iniziale vantaggio di Enrique, il raddoppio di Higuaín e poi, 7 minuti più tardi, il tris con Ngabbiadini. A completare, al novantesimo, la quaterna ci ha pensato Zapata. 2-2 invece all'Olimpico di Torino tra i Granata di Ventura e gli spagnoli dell'Athletic Bilbao. Vantaggio spagnolo al nono minuto del primo tempo con Williams, poi l'1-2 di Maxi Lopez, autore di una doppietta, al 18° e al 42° del primo tempo. A 16 minuti dalla fine arriva la beffa con il gol del Bilbao ad opera di Grupeggi.